è una giornata di relax. Poi se si è fortunati, soprattutto l'apertura che chiaramente si prendono, perché c'è qualche rilascio e dopo un po' di riposo i pesci hanno fame, e chiaramente è più divertente, se no il relax è sufficiente. Eccone una, per esempio, presa in diretta. Fiumi e torrenti dell'intera provincia gremiti da pescatori di ogni età nella giornata di ieri. Grandi entusiasmi anche quest'anno per l'apertura ufficiale della pesca in provincia di Sondrio, in occasione della quale sono state immesse in tutti i corsi d'acqua da parte dell'Unione Pesca Sportiva mense 1000 trote per un totale di 30.000 durante tutto l'arco della stagione. L'assalto delle lense per molti è cominciato all'alba, ognuno con il proprio stile in un duello incessante fra pesce e uomo. Pazienza, passione, perseveranza, le parole chiave del buon pescatore, fermo sul greto del fiume in attesa che la preda bocchi. Per alcuni è sport, per altri è soprattutto una tradizione di famiglia, un'attività scritta nel DNA fin da bambini da portare avanti con impegno e orgoglio, tramandata grazie ai padri o ai nonni. Non ci si può lamentare, all'inizio ho mangiato, adesso è un momento di ferma, che si vede che si sono calmate e aspettiamo che mettano fuori ancora il naso per riprendere. Ma per adesso ne ho prese solo due, però ho preso diversi temoli grossi che ho dovuto rilasciare perché è proibito tenerli in questo periodo. Comunque andiamo bene, dai, in Valtellina siamo ancora messi bene. All'inizio li prendevano, poi dopo è cambiato un po' l'acqua e allora non si vede più niente. Non tutti i pescatori sono già a conoscenza dell'app Fishing Grid, l'innovazione messa recentemente in campo dall'Unione Pesca Sportiva, grazie alla quale è possibile acquistare permessi e licenze, ma anche tenere il conteggio degli esemplari catturati. Diversi gli appassionati di pesca che utilizzano ancora il classico libretto. L'app l'ho scoperta prima al bar, perché stavo leggendo il giornale, ho visto che da quest'anno c'è l'app, non una novità che non sapevo neanche. Sono ancora classico segnapesci, però interessante questa soluzione. Io ho sentito, ma non lo uso perché non sono tanto in forma io a usare il telefonino. Di conseguenza usiamo ancora il vecchio metodo. Se per caso non c'è campo, bisogna interrompere la pesca, e magari se uno va in qualche valle un po' fuori mano rischia di non avere il segnale e non poter pescare. Tante le testimonianze di questa prima giornata di pesca, e del resto, proprio come diceva Groucho Marx, amo è la parola più pericolosa per il pesce e per l'uomo.